In questi giorni in Italia stiamo vedendo un sacco di foto bellissime dell'aurora boreale. Ma che cosa cavolo sta succedendo? Perché l'aurora boreale si riesce a vedere dall'Italia? È un fenomeno abbastanza insolito, ma ultimamente sta diventando molto più frequente. Se vi ricordate, c'è stato un altro avvistamento molto grosso a novembre 2023 e ne abbiamo parlato anche in questo canale. Bene, all'interno di questo video voglio raccontarvi brevemente come funzionano le aurore polari e soprattutto il motivo per cui ultimamente stiamo vedendo sempre più avvistamenti anche dall'Italia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Victor, ho 27 anni e sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Non sono, come vedete, nel mio solito set in studio perché non ho avuto il tempo di andarci, ma volevo comunque fare questo video. Ci tenevo molto e quindi mi perdonerete il set un pochino rudimentale, ma l'importante è parlare dell'argomento perché l'argomento è davvero molto interessante. Per quale motivo stiamo vedendo aurore boreali anche da territorio italiano? In particolare, in questi giorni stiamo avendo avvistamenti in tutto il nord Italia, ma anche dalla Sardegna, dal centro e alcuni addirittura anche dal meridione. Stati Uniti, Australia e altri paesi stanno sperimentando fenomeni simili. Che cosa diavolo sta succedendo? Prima di dirvi il motivo per cui stiamo vedendo dall'Italia questi fenomeni, è importante capire il fenomeno stesso, ovvero come si generano le aurore polari. In linea di principio non è così complicato. Il Sole emette continuamente particelle cariche. Principalmente in questo caso ci interessano gli elettroni e i protoni, ovvero le particelle con carica negativa e quelle con carica positiva. E di solito queste attività sono abbastanza normali, ma in questo momento preciso il Sole sta entrando in una fase di attività estremamente intensa dal punto di vista magnetico. Questa attività così importante era attesa perché il Sole si comporta in maniera ciclica, quindi sapevamo che sarebbe arrivato un fenomeno simile. Ma che cosa implica nel concreto? Che il Sole sta avendo delle espulsioni di massa coronale molto più frequenti e molto più violente. Di che cosa si tratta? Semplicemente di espulsioni di getti di plasma che contengono appunto particelle cariche come gli elettroni e i protoni, che vengono espulse in maniera molto violenta e quindi arrivano sulla Terra con altrettanta velocità. Parliamo di più di 2 milioni di chilometri orari e quando arrivano verso la Terra si scontrano con il nostro campo magnetico. Campo magnetico che riesce a deviare queste particelle verso i poli magnetici della Terra, che sono i punti in cui il campo magnetico si unisce. In questo punto di intersezione le particelle cariche riescono a trovare un varco e a interagire con la nostra atmosfera. Solitamente quello che succede è che fra i 100 e i 300 km di altitudine queste particelle cariche interagiscono con l'ossigeno molecolare, l'O2, quello che respiriamo, eccitando queste molecole che quando poi si disecitano, diciamo così, emettono luce. Emettono radiazione elettromagnetica a una colorazione specifica, in particolare il verde, la classica aurora boreale verde. Ma il colore dipende strettamente dalla tipologia di molecola che viene eccitata. E qui arriviamo al motivo per cui stiamo vedendo le aurore boreali rosse dall'Italia. Il motivo è molto semplice, perché in questo caso le molecole eccitate non sono quelle dell'ossigeno molecolare, ma quelle dell'ossigeno atomico, che si trova prevalentemente sopra i 700 km di altitudine. A questa quota, se guardiamo la curvatura della Terra, è molto più facile che in linea d'aria riusciamo a vedere le aurore boreali stesse. Se fossero più basse, a 100-300 km come al solito, sarebbe molto più complesso perché ovviamente appunto in linea d'aria sarebbe molto più complesso da vedere. Proprio per questo motivo, generalmente in Italia le stiamo vedendo rosse, perché l'ossigeno atomico, quando eccitato dalle particelle solari, emette radiazione luminosa rossa. Quindi riassumiamo velocemente. Stiamo assistendo a una forte tempesta geomagnetica causata dal fatto che il Sole sta entrando in una fase di attività magnetica molto intensa. E questo è perfettamente normale. È vero anche che è un caso molto raro perché l'ultima tempesta così potente è avvenuta nel 2003. Attualmente questa tempesta geomagnetica nella scala di misurazione è a livello estremo, ovvero al livello più alto. E questo è un altro motivo per cui riusciamo a vedere tutto dall'Italia, perché il Sole sta avendo espulsioni di massa coronale sempre più frequenti e ravvicinate l'una con l'altra. E quindi è come se riuscisse a spingere di più nell'atmosfera e farsi più largo e arrivare quindi anche a latitudini più basse. Però c'è un'altra cosa da dire, che quando abbiamo visto le aurore a novembre non si trattava di vere e proprie aurore boreali, ma di SAR, ovvero i cosiddetti
archi aurorali rosso stabili, che sono causati sempre dal vento solare, ma non è lo stesso fenomeno delle aurore boreali. In questo caso sono infatti coinvolte le fasce di Van Allen, che sono delle zone a forma di ciambella che circondano la Terra nella zona dell'equatore e delle medie latitudini e sono percorse da particelle cariche che si accumulano in questa zona. Ecco, in questo caso dobbiamo immaginarci che il vento solare, in un'attività così intensa, spinga le fasce di Van Allen verso la superficie della Terra, come se le schiacciasse, e quindi le correnti elettriche delle fasce di Van Allen iniziano a interagire con l'atmosfera. Ovviamente l'atmosfera nella parte più alta, dove c'è l'ossigeno atomico che quindi emette una luce rossa. Inizialmente nel fenomeno di novembre pensavamo che si trattasse di aurore boreali e poi abbiamo scoperto invece che si trattava di SAR. In questo caso di che cosa si tratta? È ancora difficile da capire, ovviamente, perché il fenomeno sta avvenendo e sicuramente dovremmo capirne di più. Ma possiamo ipotizzare che si tratti di un misto dei due fenomeni. Infatti, sì, abbiamo visto prevalentemente immagini di aurore rosse, ma ci sono stati degli avvistamenti, in particolare in Nord Italia, anche di piccoli spicchi di aurore verdi, che tra l'altro hanno delle striature verticali che sono tipiche delle aurore boreali piuttosto che delle SAR. Quindi sicuramente i due fenomeni, in un momento di attività solare così intensa, si stanno unendo a formare questi cieli bellissimi che stiamo vedendo. La cosa che vogliamo capire tutti è: c'è pericolo oppure no? Ecco, su questo voglio essere molto chiaro. Molti di voi potrebbero infatti associare questi fenomeni un pochino strani al cambiamento climatico o a dinamiche di questo genere. Ma non si tratta assolutamente di questo. Di base non c'è nulla da temere e possiamo semplicemente goderci lo spettacolo. Una cosa però molto importante è fare attenzione alle strumentazioni elettroniche. Infatti una famosa tempesta solare nel 1895, tempesta rinominata evento di Carrington, ha causato delle interferenze radio estremamente debilitanti in tutto il pianeta. Ora, ovviamente noi siamo super dipendenti dalla tecnologia, dai satelliti, dalle comunicazioni, immaginiamo di avere magari dei giorni interi di blackout totale dove la tecnologia smette di funzionare a causa della tempesta solare che debilita tutti i nostri sistemi. Ovviamente sarebbe come tornare nel giro di un secondo all'età della pietra. Quindi è molto importante monitorare le tempeste solari e a questo proposito c'è una missione molto interessante condotta da un'agenzia spaziale italiana chiamata Argotec, la missione Heron, che verrà lanciata in futuro e si occuperà di monitorare il sole e le tempeste solari per prevenire gli effetti di queste ultime. Detto ciò, concludendo il tutto, sì, non c'è da preoccuparsi, possiamo stare molto tranquilli e ammirare questi cieli bellissimi che stiamo vedendo, che molto probabilmente ci regaleranno degli spettacoli anche nei prossimi giorni. Ciononostante, sono già stati riportati dei casi di blackout in alcuni paesi ed è importante tenere sotto controllo l'attività solare per evitare che abbia degli effetti negativi nella nostra vita di tutti i giorni. Bene ragazzi, questo video termina qui e spero ovviamente che vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire di più tutto quello che sta succedendo in questi giorni con queste bellissime aurore boreali. Ovviamente se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Poi ovviamente fatemi sapere nei commenti se avete visto anche voi le aurore boreali. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!